Il palazzo da rompere. Una volta a Busto Arsizio la gente era preoccupata perché i bambini rompevano tutto. Non parliamo delle suole delle scarpe, dei pantaloni e delle cartelle scolastiche. Rompevano i vetri giocando a palla, rompevano i piatti a tavola e i bicchieri al bar e non rompevano i muri solo perché non avevano martelli a disposizione. I genitori non sapevano più cosa fare e cosa dire e si rivolsero al sindaco. «Mettiamo una multa!» propose il sindaco. «Grazie tante!» esclamarono i genitori. «E poi la paghiamo con i cocci!» Per fortuna da quelle parti ci sono molti ragionieri. Ce n'è uno ogni tre persone e tutti ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni, un vecchio signore che aveva molti nipoti e quindi in fatto di cocci aveva una vasta esperienza. Egli prese carta e matita e fece il conto dei danni che i bambini di Busto Arsizio cagionavano fracassando tanta bella e buona roba a quel modo. Risultò una somma spaventosa, 1.014.33. Con la metà di questa somma, dimostrò il ragionier Gamberoni, possiamo costruire un palazzo da rompere e obbligare i bambini a farlo a pezzi. Se non guariscono con questo sistema, non guariscono più. La proposta fu accettata. Il palazzo fu costruito in 4 e 4, 8 e 2, 10. Era alto 7 piani, aveva 99 stanze, ogni stanza era piena di mobili e ogni mobile zeppo di stoviglie e soprammobili, senza contare gli specchi e i rubinetti. Il giorno dell'inaugurazione a tutti i bambini venne consegnato un martello e a un segnale del sindaco le porte del palazzo da rompere furono spalancate. Peccato che la televisione non sia arrivata in tempo per trasmettere lo spettacolo. Chi l'ha visto con i suoi occhi e sentito con le sue orecchie assicura che pareva, mai non sia, lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. I bambini passavano di stanza in stanza come l'esercito di Attila e fracassavano a martellate quanto incontravano sul loro cammino. I colpi si udivano in tutta la Lombardia e in mezzo a Svizzera. Bambini alti come la coda di un gatto si erano attaccati ad armadi grossi come incrociatori e li demolirono scrupolosamente fino a lasciare una montagna di trucioli. Infanti dell'asilo, belli e graziosi nei loro grembiulini rosa e celesti, pestavano diligentemente i servizi da caffè riducendoli in polvere finissima, con la quale si incipriavano il viso. Alla fine del primo giorno non era rimasto un bicchiere sano. Alla fine del secondo giorno scarseggiavano le sedie. Il terzo giorno i bambini affrontarono i muri, cominciando dall'ultimo piano, ma quando furono arrivati al quarto, stanchi morti e coperti di polvere come i soldati di Napoleone nel deserto, piantarono baracca e burattini, tornarono a casa barcollando e andarono a letto senza cena. Ormai si erano davvero sfogati e non provavano più gusto a rompere nulla. Di colpo erano diventati delicati e leggeri come farfalle e avreste potuto farli giocare a calcio su un campo di bicchieri di cristallo che non ne avrebbero scheggiato uno solo. Il ragionier Gamberoni fece i conti e dimostrò che la città di Busto Arsizio aveva realizzato un risparmio di 2 stramilioni e 7 centimetri. Quello che restava in piedi del palazzo da rompere, il comune lasciò liberi i cittadini di farne quel che volevano. Allora si videro certi signori con cartella di cuoio e occhiali a lenti bifocali, magistrati, notai, consiglieri delegati, armarsi di martello e correre a demolire una parete o a smantellare una scala, picchiando tanto di gusto che ad ogni colpo si sentivano ringiovanire. «Piuttosto che litigare con la moglie», dicevano allegramente, piuttosto di spaccare i portaceneri, i piatti del servizio buono, regalo della zia Mirina. E giù martellate. Al ragionier Gamberoni, in segno di gratitudine, la città di Busto Arsizio decretò una medaglia con un buco d'argento. Imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I look around.
at me and feel you are ever so close to me. Each day that falls from my eyes brings back memories of you to me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I'm strong, I'm proud, I'll love you till the day I die. You alone and no one else, you were meant for me. When morning comes once more, I have the loneliness you left me. Each day drags by until finally nighttime descends. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, vado a dormire, di Ray Davis, ma non ci andiamo subito. Prima ci ascoltiamo Vinicio Capossela con Una rosa e poi la rubrica Apriamo le chiacchiere. Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata,
lacrime e vino versate nel cammino. Goccia su goccia perdute nella pioggia. Goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé. Il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé. Cercate un programma che parli di qualcosa? Ecco, non l'avete trovato. Però qui con voi ci sono Fede, Ale e Fra, i Matti! Buonasera agli ascoltatori, qui come ogni giovedì sera siamo noi, i Matti, su Radio Somma Libera. Io, come al solito, sono Alessandro in compagnia di... Federico. Francesco. E quella che state per ascoltare è Luigi il pugilista di Elio e le storie tese. Canto la parabola agonistica del pugile che fui, poi non fui più, e di una mia, direi, caratteristica che mi evitò le botte nel campo della boxe, col fatto che da piccolo ero piccolo. Le zuffe le schivavo o per lo più finivano col capo dei rivali che diceva non ti picchio solo perché hai gli occhiali, e cominciai di colpo ad anni sette la vita da quattro occhi e due stanghette. Così iniziò la mia carriera atipica. Picchiavo io, ma non picchiava a me. E non per la mia condizione atletica, ma perché se hai l'occhiale, nessuno ti fa male. E questo sono io, Luigi il pugilista, che ha il dono della svista e che nessuno pesta, faccio a modo mio e pugilo da Dio senza venir percosso, perché io invece posso e le manone addosso gliele metto io. Parola di Luigi. A me mi sottovaluta, ma tiro i pugni a vanvera finché
colpisco col bicipite, l'occipite, e lui assapora il botto di un tipo di cazzotto, di quelli che uno sembra 27, parola di quattro occhi e due stanghe. E questo sono io, Luigi il pugilista, dai fondi di bottiglia, boxo meraviglia, c'ho uno stile mio, non è un problema se è tutto un po' sfocato, ma quello che ho menato sì che l'ha capito, l'ho menato io. Giorno al suono della campanella fece il suo ingresso quella donna bella che regge il numero del round in corso. Io all'improvviso mi sentii disperso, tolsi gli occhiali per sembrare ai tante e l'avversario me ne diede tante. Ma questo sono io, Luigi il tumefatto, che dall'84 deteneva il titolo dei pesi paglia, e quando mi svegliai vedevo molto meglio, e quella donna bella che sembrava bella era soltanto un tipo. Era soltanto un tipo. Come avete potuto intuire, oggi parleremo di Elle Storie Tese. Sì, un'altra puntata a tema canzone. E questa era Luigi Pugilista, che è una canzone che ha spopolato nel mondo del web di Elle Storie Tese. Infatti il video è stato scritto e disegnato da Sio, nonché Scottex, che è uno degli youtuber, penso, più famosi in Italia. Allora, Luigi Pugilista di cosa parla? È una canzone molto particolare che parla di questo pugile che viene definito ironicamente pugilista, che si chiama Luigi, e incontra questa bella ragazza mentre fa un incontro di box. E a un certo punto... Diciamo che... Allora, c'è Luigi che è un quattro occhi, quindi ha gli occhiali, non vede niente, no? E praticamente quando incontra, quando sta facendo un combattimento di pugilato, appunto si vede lui vede la signorina che tiene il cartello del round in corso, e allora si toglie gli occhiali per sembrare più affascinante, più bello, più carino. E l'avversario finora non ha potuto toccarlo, perché nella canzone si dice che chi ha gli occhiali non può essere picchiato. Lui si toglie gli occhiali e l'avversario gliene dà tante. E allora lui si sveglia in ospedale e si trova davanti questa persona, no? Che è appunto questa ragazza, questa presunta ragazza che teneva il cartello. L'unica cosa è che una volta risvegliato ci vede bene e lo guarda bene, era un maschio. Allora lui non si affligge e decide di cos'è, è una storia romantica alla fine, decide di amarlo in qualche modo, sì, anche sì, se non era... Perché lui si era innamorato a prima vista di questa ragazza, che ha scoperto solo dopo di essere un ragazzo, però a lui non gli interessava perché ormai era amore perso per lui. Esatto, e questo secondo me è bellissimo, perché Elio molte volte parla di temi così quasi inutili. Però questo tema è davvero bello, come lo affronta in modo semplice, però va dritto qual è il suo obiettivo. Esatto, cioè ha un testo che
fino a, a davvero all'ultima parola non capisci il significato, sembra perché parla di una canzone, cioè di un tipo che fa pugilato alla fine, esatto. Anzi è quasi stupida come canzone, ma diciamo che un po' tutte le canzoni del Serenitese sono in questo genere qua, un po' particolari nel senso. Diciamo che secondo me le canzoni delle Serenitese possono essere associate a una puntata di, vabbè, una vecchia serie ormai, conoscete Scraps? Uno di voi tre? No. No, sai che proprio non... Descrivicela. Beh, è una serie di medici che parla di questo qui che vive la vita come uno specializzando che poi alla fine diventa medico. È un po' una serie che da far ridere, no? Però inizia in modo con una situazione assurda e delirante e poi alla fine arriva dandoti proprio un insegnamento, una morale. Secondo me le storie delle Serenitese sono così. Le ascolti la prima volta, sembra una cosa così giusto per ridere, più tu li ascolti e impari anche il testo, lo studi, più arrivi a capire che in fondo ha un significato bello profondo. Certo, no, infatti, assolutamente. Proprio infatti la prossima... Cosa? È proprio questo il bello di queste tipologie di canzoni che purtroppo non si vedono molto spesso, non da Elio. Allora, la prossima canzone che vi descriverò è Carro, che... state ascoltando in sottofondo ed è una delle canzoni più belle all'interno della discografia di Elio Serenitese. È dell'album Elio Samaga Ucapan Kariya Naturu, che è uno degli album più impronunciabili, nonché il primo di Elio Serenitese, che è qualcosa di fantastico. Sì, io penso che cioè, per impararselo anche loro ci abbiano messo, penso, ore e ore di... No, Elio tuttora, quando ti ha detto appunto che fa questi video in cui... Tuttora non lo sa pronunciare, cioè non se lo ricorda, deve leggerlo, quindi è un po' così. Perché appunto è molto molto strano. Anche il significato è particolare, se volete cercarlo su internet, io non ve lo spoiler comunque. Anche voi, perché forse non è il caso. Non è il caso. Non è il massimo di raggio. Vedete voi se avete il coraggio di cercarlo. Comunque, e parla di proverbi. E infatti elenca tutta una serie di proverbi che in Italia che sono i più famosi che si usano in Italia, infatti, e si incrociano e molto spesso vengono fuori di quelle cose che davvero 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 fanno ridere in una maniera incredibile. È proprio questo bello delle storie tese, che coglie l'ironia anche nelle cose semplici come i proverbi. E davvero questa è una delle canzoni più belle e che bisogna ascoltare dalle discografie di Elio Serenitese, anche perché è stata presa da un inciso di Back in the USSR, che come sicuramente gli ascoltatori conosceranno, che è una canzone epocale, possiamo dire, quindi sicuramente va ascoltata. Carro, mentre Cateto è un'altra canzone sempre dello stesso album di Carro, e narra di questo fa davvero ridere, perché io le conosco, quindi mentre le penso rido anche. Praticamente parla di questo Jonathan Grass che vive a Chicago, e mentre c'è una donna che è un'altra donna che vive ad Erbano. L'unico problema è che ha questo Jonathan Grass è che quando lui gli cresce l'erba in faccia, no? L'erba, i tronchi d'albero in testa. La donna che vive ad Erba ha un problema, che al posto di sudare, come si dice, espelle feci al posto del sudore. Quindi uno, ovviamente, quella che vive ad Erba vuole andare a Chicago, perché Chicago non ha il doppio senso, mentre quello che vive a Chicago vuole andare ad Erba perché gli cresce l'erba in faccia. Allora prendono i due aerei si scontrano e poi c'è tutta la storia. Ed è molto molto bella anche questa da ascoltare. Mentre l'ultima che vi descriverò è Freddy della Gleba, che vabbè, questa anche, vabbè, io dico così di tutte le canzoni perché per me sono tutte bellissime, però Freddy della Gleba, che fa parte dell'album Italian Room Casuso Cicti, rappresenta la condizione dei maschi banalmente di fronte alle ragazze, che molto spesso noi ci chiudiamo in noi stessi, no? Facciamo quelli che le difendiamo anche quando non dobbiamo, magari ci fanno qualche torto ma non gli fa niente, perché è così, è da sempre così. Quindi se volete ascoltarla, è davvero, ha davvero davvero un significato molto molto profondo, ma allo stesso tempo divertente. Io lascerei la parola a Marco, che ci spiega anche lui le sue canzoni, e direi che ci fa anche ascoltare una bella canzone. Esatto, fine. Ok, io direi, grazie mille, direi partire con il vitello dai piedi di balsa. Devo dire che questo titolo è particolarmente strano, perché un vitello con i piedi di balsa, ma vabbè,
dietro questa canzone c'è diversi significati, ma penso che quello che risalta più l'occhio parla proprio della diffamazione, che viene raccontato ovviamente tramite una fantasia, possiamo dire. Infatti questa fantasia parla di un bosco abitato da questi quattro vitelli con dei piedi strani, cioè che hanno rispettivamente uno di balsa, uno di spugna, uno di cobalto, uno di tonno. Diciamo che il primo vitello è quello con i piedi di balsa. La balsa rappresenta la leggerezza, no? Perché comunque la balsa è abbastanza leggera, no? La spugna invece rappresenta la capacità di assorbire. La spugna assorbe. Il cobalto invece rappresenta l'essenzialità. Mentre esatto. Il tonno rappresenta un pesce. Si dice che il piatto preferito dell'autore era la pasta col tonno. Prossima canzone che vi presento è Tapparella, che al suo interno contiene un solo con la chitarra di Carlos Santana. Viene dall'album Eat the Things, giusto? Sì. È un tributo al loro ex sassofonista che, ahimè, li ha lasciati durante quel periodo comunque lì. Appunto, è sicuramente una delle canzoni più belle perché contiene questo tributo, infatti alla fine si sente Forza Panino, che praticamente Panino è il soprannome del loro sassofonista. Dopo, durante, io sono andato anche a un concerto, durante il concerto si sente proprio, cioè, tutta la voglia dei fan di supportare la band anche in questi casi molto, diciamo, tristi. Molto tristi, però che è anche dura. L'ultima canzone di cui voglio parlare è La Terra dei Cachi. È famosa perché è arrivata. Forse è la canzone un po' più famosa dei che vi faremo ascoltare tutti. Sì. Esatto. La Terra dei Cachi è comunque famosa soprattutto perché è arrivata seconda al Festival di Sanremo di 1996. È diventata anche la sigla di Italia Sì, che non so di preciso che programma sia, però abbastanza vecchio, e per l'appunto il significato è l'ipocrisia italiana, cioè dell'italiano, nel senso che come si dice rappresenta tutte le fasi in cui l'Italia cerca comunque, cioè nonostante tutti i problemi se li risolve in metodi banali, no? Per esempio la politica non funziona niente, ma bastano le partite di calcio e tutto si risolve, ecco. Una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia no, Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolvi. Se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Fa fifi, fa fifi, Italia è viva. Italia perfetta,
sono in totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. Allora, questa che avete appena ascoltato, come avete già capito e sentito prima, è la terra dei cachi. Invece ora continuiamo avanti con questa scoperta dei più grandi successi delle serie tese. Siamo arrivati a Disco Music, che è un singolo estratto dall'album Crackrari Cracker del 99. Ed è un tributo alla disco music degli anni 70-80. Infatti, cioè, all'interno della canzone vengono citati anche brani di Gloria Gaynor come Never Can Say Goodbye, o anche Please Don't Let Me Misunderstood degli Animals, e anche River People dei Weather Report, e grande di Mina, quindi anche una cantante italiana oltre a quelli internazionali. Invece andiamo avanti e troviamo Jimmy il Pedofilo. Jimmy il Pedofilo praticamente viene dall'album Cicciput, e parla un po' della gente che critica l'apparenza, e riprende anche uno dei significati del vitello dei piedi di balsa. Infatti ha più di un significato il vitello dei piedi di balsa, perché se ascoltate la canzone e seguite la storia, praticamente parla di questo vitello che accusa un altro vitello di una certa cosa, e gli altri gli vanno dietro a quel vitello senza sapere senza sapere la verità, e quindi alla fine parla della gente che critica l'apparenza. Invece l'ultimo brano di cui voglio parlare è Spalman, penso l'abbiate sentito tutti almeno una volta, perché soprattutto è stata molto riprodotta sia in radio che in televisione, nonostante il ritornello contenga comunque una parola volgare, quindi solitamente in televisione più che in radio è un po' più censurato, ecco. Infatti Spalman è un singolo di Elio e le Storie Tese, pubblicato nel 2003, e come già detto contenuto all'interno dell'album Cicciput. E Spalman cos'è? Spalman è un'ipotetica sigla di un telefilm o di un cartone animato, comunque una serie TV per ragazze, diciamo. Infatti viene proprio ripreso, cioè all'interno del brano ci sono ad esempio le onomatopee, molte onomatopee che sono tratte dalla serie TV di Batman, e quindi comunque riprende un po' le sigle dei cartoni animati. Esatto, inventano questo supereroe come se fosse una sorta di supereroe a tutti gli effetti, inventano anche delle figurine, dei gadget. Esatto, dei gadget. Un merchandise dietro. Esatto. Infatti, a proposito di merchandising di tutto, all'interno della canzone c'è una specie di spot iniziale che c'è Dixie che dice: Dixie, le ragazze della palla al piede tornano domani. E che è recitato da Vittorio Cosma dopo la prima strofa, e riprende appunto le pubblicità che c'erano una volta su Italia 1 e che annunciavano il cartone o il telefilm che sarebbe stato subito dopo quelle pubblicità, e quindi riprende un po' questa cosa. Esatto. Io invece lascerei la parola a Francesco, e se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. No, perfettamente esplicativo. Ok, allora partiamo con Parco Sempione, parla praticamente di questo diverbio, questa discussione tra Elio
che un ragazzo di colore che incontra Parco Sempione facendo una passeggiata, che suona i bonghi ma è completamente fuori tempo, è stonato, e Elio gli dice che poverino, lui è la vergogna dell'Africa, perché si potrebbe dire che magari anche l'Africa ha tanti problemi, ma sicuramente il problema del ritmo non c'è, sono sempre molto a ritmo, e lui poverino non è a ritmo, e quindi parte questa discussione tra Elio e questo ragazzo. Ok, la seconda canzone invece è la canzone Mononota, è una canzone molto particolare appunto per essere stata girata solo con un'unica nota, anche se però in questa canzone si cambia ritmo, lingua, velocità, tono, un bel po' di cose, quindi la canzone dimostra proprio che pur essendo semplice ci si può giocare molto sopra, col ritmo, col tono, con un po' quello che si vuole. Infatti, la particolarità vera di questa canzone è che l'ultima nota è l'unica ad essere diversa dalle altre. Infatti, come dicevi tu prima, è molto bella questa canzone perché è variegata di ad esempio di ritmo, comunque gioca molto, e infatti è bella proprio per quello, perché si sente proprio, anche se non sei bravo in musica, nel senso non hai mai studiato musica o roba del genere, capisci che può non essere facile riuscire a scrivere una canzone così variegata con una sola nota, anzi esatto. Diciamo che intrattiene molto, cambiando sempre ritmo, frasi, lingua, di tutto, ti intrattiene molto, è sempre qualcosa di nuovo che si susegue, quindi diciamo che è molto carino. Ricordiamo inoltre che Elio e Storia Tese sono state l'unica band al mondo a creare una canzone con una sola nota, e di questi se ne vantano anche nella canzone, e appunto andate ad ascoltarla per scoprire il significato completo, ecco. Possiamo dire che anche la canzone Mononota ti spiega come con una cosa così semplice, una nota, puoi riuscire a creare addirittura una canzone, una cosa particolarmente complessa che di solito è fatto dall'insieme di note, invece loro partono da una, e esatto, cambiando tonalità oppure anche la lingua o addirittura la ritmica, riescono comunque a creare una cosa completamente diversa da una nota, con una semplice nota. Sì, sì, anche questa tra l'altro è stata portata a Sanremo e ha raggiunto il secondo posto a Sanremo, quindi si parla di una cadiva. Quindi niente male, con una nota al secondo posto a Sanremo. Cacchio, ma sempre una maledizione al secondo posto loro? Sì, sempre, sempre così. Invece l'ultima canzone, che è proprio quella con cui vogliamo lasciare, è Arrivedorci, che sono di tedesco, non ho sbagliato a parlare, Arrivedorci, è una canzone stata scritta nel 2018 che è andata anche a Sanremo, e praticamente parla di questa storia tra due importanti personaggi nella scena comica italiana, di questa storia che purtroppo è finita, ma parla di una bella fine, diciamo una storia che si è conclusa al meglio, se così possiamo dire. Sì, esatto, c'è proprio un lieto fine, c'è una storia, poi un lieto fine, e con questa canzone Elio voleva proprio, Elio e la band volevano arrivare agli ultimi posti di Sanremo. Il loro obiettivo era quello di arrivare ultimi, ma da quando hanno creato, dagli albori della loro musica, il loro obiettivo più grande era arrivare ultimi a Sanremo, perché è difficilissimo arrivare ultimi se ci pensate, perché iscriversi ok, ma la canzone deve essere abbastanza buona per passare, ma talmente brutta per arrivare ultimi, non è così semplice. E con questa canzone ci sono arrivati vicinissimo. Infatti è successo, questo è stato il 2018, è stato il loro ultimo anno, e dopodiché hanno deciso di smettere con la loro carriera, purtroppo, perché erano veramente bravi e avrebbero potuto sfornare altre cose. Possiamo, esatto, dire che sono impostati un obiettivo fin dall'inizio e alla fine l'hanno raggiunto. Sì. Dopo due secondi posti, alla fine non ci sono arrivati. Dopo due secondi posti abbiamo detto: ma noi non gareggiamo mica per arrivare secondi, per arrivare primi. Non ce la facciamo, arriviamo ultimi, primi degli ultimi. Esatto. E io direi che vi possiamo lasciare con un bel arrivederci a tutti. Arrivederci. Ci sentiamo giovedì la prossimo. Settimana prossima, prossima, e vi auguriamo a tutti una buona settimana e tante belle cose come al solito. Arrivederci. Arrivederci. Il finale era valido. Vi saluto.
siamo e vi diciamo arrivederci. Come nel film di Stanlio e Ollio, che ridere. Siamo al tramonto, siamo giunti ai titoli di coda di una storia unica, una bella musica, una scelta artistica di origine domestica. E questa storia unica ha una fine drastica, leggermente comica. We'll be right back.